Ciao a tutti da Tommaso De Rosa. Oggi prepariamo un piatto tipico della cucina laziale, gli spaghetti alla carbonara. Ecco gli ingredienti: spaghetti, guanciale, pecorino grattugiato, tuorli d'uovo, sale, pepe e olio quanto basta. Recuperiamo le uova. A noi servono solo e esclusivamente i tuorli d'uovo. Eliminiamo l'albume facendo attenzione a staccare bene il tuorlo dall'albume. Frustate un pochino e aromatizzate con del sale, del pepe e aggiungiamo una spolverata di pecorino grattugiato. Frustiamo e mettiamo da parte. Nel frattempo iniziamo a cuocere i nostri spaghetti in acqua bollente e saltiamo il nostro guanciale in padella. Recuperiamo gli spaghetti, li tuffiamo in acqua bollente e li cuociamo per circa 7-8 minuti. Versiamo l'olio nella padella e iniziamo a saltare il nostro guanciale tagliato a dadini. Mi raccomando di farlo rosolare ben bene, perché così si marcherà molto il sapore del guanciale stesso. La pasta è quasi pronta, la recuperiamo al dente . Allora, spegniamo. La pasta è cotta, utilizzate un forchettone da spaghetti e tuffiamo gli spaghetti nei tuorli d'uovo. A questo punto aggiungiamo la pancetta e mescoliamo il tutto. Aggiungiamo altro pecorino grattugiato. Mi raccomando di mangiarli subito evitando che si scuocino. Continuate a seguirci sul nostro canale. Vi aspetto al prossimo selfie piatto.